In Siria, i caccia della coalizione internazionale a guida statunitense hanno bombardato la strada che collega Kuala Moon e Deir ez-Zor, impedendo il trasferimento dei combattenti jihadisti diretti verso la parte orientale del paese. L'inviato degli Stati Uniti per la coalizione internazionale contro lo Stato Islamico ha scritto su Twitter che i terroristi irremovibili dovrebbero essere uccisi sul campo di battaglia e non trasportati a bordo di autobus per tutta la Siria verso il confine iracheno senza il consenso dell'Iraq. Una critica aperta all'accordo raggiunto tra l'esercito libanese, quello di Damasco e le milizie di Hezbollah, con cui i jihadisti hanno accettato l'evacuazione, restituendo al governo libanese i corpi di 9 soldati rapiti nel 2014 e uccisi.